queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Per la barba di San Giovanni. Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Funziona? Come? Che vuoi dire? Funziona, Leonardo. Vola per davvero. Non lo so. È solo un prototipo. Un'idea. Non è ancora finita. L'hai provata? No, è troppo pericoloso. Bisognerebbe lanciarsi giù da una torre. Dove lo trovo un matto che faccia una cosa del genere? Leonardo, mi sa che t'ho trovato il matto. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Non si tratta di essere più leggeri dell'aria. È questione di grazia ed equilibrio. Bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare elevazione e direzione. Buona fortuna. Perché precipito? È assurdo! Il palazzo è troppo lontano! Diavolo! Ci rinuncio! Finirò per ammazzarmi prima di riuscire ad uccidere un altro templare! Non posso crederci! Funziona! Funziona davvero! Hai volato, Ezio! Hai volato! Sì, ma non molto lontano. Beh, che t'aspettavi? La macchina non è ideata per lunghe distanze. Va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso trovare il modo di allungare la durata del volo. Ezio, i miei uomini dicono che Carlo è il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, l'inventore di questo stupido marchingegno. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto e rivisto i miei progetti, solo che è impossibile. Non so proprio come prolungare il volo. Ah, che idea balzana! Eureka! Ma certo! Genio! E adesso cosa fa? Il calore sale. Serve del fuoco. L'aria calda sotto le ali può sollevare la macchina e... Leonardo, a che cosa ci servirebbe un fuoco? Non uno, Ezio. Una decina. Sparsi per tutta la città. Sufficienti a farti volare da qui fino a Palazzo Ducale. Come? Ah, capisco. Possono farlo i miei uomini. Ma non scordiamoci le guardie. Tranquillo, a quelle penserò io. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere le posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Avete visto anche voi? Fermati e combatti! Smettila di saltellare, Ranocchio! Ehi, non costringetemi a intervenire! Torna qui, verme! Io non c'entro! Proteggimi! Svelti!
Vincenzo doveva darmi. Se non mi presento per cena un'altra volta. E che te ne cavi? Vattene, non siamo mica qui a fare la guardia al dojo. A proposito, cos'è che sorvegliamo? Un carico dall'Oriente. Vai! Presto dovreste sentirvi in vigore da subito, vieta a chi governa le barche di bere oltre misura. Attenzione! Allora, da quale parte del corpo preferisci? Ma se forse pagare. Ora morirà! Serve la parola di Dio! Forse dovrei allertare qui. Il Signore è con voi e guida la vostra mano. Ah, ci hai provato! Giù, eccolo! Addosso! Questo sestiere! Dobbiamo trovare questa bestia e eccolo! Presto, prendiamolo! Ma che state facendo? Non vi vergognate! Tu! Dove credi di andare? Possa la Vergine Maria proteggervi. Coraggio! Possa la fortuna esservi propizia. Via! I miei ordini sono di uccidere gli intrusi, chiaro? Va giù, bastardo! La città verrà a San Marco a vedere il boy.